Ciao a tutti ragazzi, sono Aloha ed oggi vorrei fare il video acquisti di fine aprile 2013. Come ormai di consueto, iniziamo dagli anime e ho acquistato il box della serie completa di Conan, il ragazzo del futuro. Questa è una serie del 1978, quindi un po' vecchia, però devo dire che per il momento mi piace. Ho visto il primo DVD e sicuramente non è una serie sconvolgente, nel senso che una serie come questa che narra delle vicende future e dice cose del tipo nel 2008 ci sarà una guerra che porterà al mondo sull'orlo della distruzione totale, certo non è una cosa appunto così sconvolgente perché appunto il 2008 è passato, ma è comunque una bella serie. I personaggi secondo me sono caratterizzati bene, molto bella l'ambientazione. Ho visto poco per il momento, però sicuramente le impressioni per il momento, le prime impressioni sono positive. Partendo dalla Star Comics per i manga, ho acquistato The World God Only Knows, volume 4, serie che continua a piacermi soprattutto per il divertimento. Infatti è una serie prevalentemente ironica. Appunto mi prende sempre, almeno per adesso, cerco di recuperarla abbastanza velocemente perché voglio arrivare alla pari con l'edizione italiana il più presto possibile, ma in ogni caso me lo gusto sempre con piacere perché è appunto, secondo me, molto divertente. Ho acquistato poi il Detective Conan, volume 47, volume piuttosto comune per quanto riguarda questo manga, nel senso che di fatto non avviene niente di così eclatante. L'unica cosa che menziono è il fatto che a un certo punto Ran vuole scoprire se Conan è Shinichi per l'ennesima volta alla fine, e poi chiaramente tutto torna come prima, non c'è alcun cambiamento. Ecco, questa è una cosa un po' fastidiosa di questo manga, che però dopo un po', insomma, ti abitui e lasci perdere, ecco. Sempre per la Star Comics ho acquistato Kuroko Basket o Kuroko no Basket o Kuroko no Bazooka, chiamatelo come volete, il secondo volume. Diciamo, lo avevo acquistato sapendo che non mi sarebbe piaciuto, però dopo mi è piaciuto, quindi non so ancora se droppare o no questa serie. Il vero problema è che non ho capito che cosa mi è piaciuto di questo volume, perché i personaggi non mi stanno poi così simpatici, il basket non lo amo particolarmente, quindi non sono proprio riuscito a focalizzare la cosa che mi è piaciuta di questo volume. Fatto sta che appunto l'ho trovata una buona lettura. Se non sbaglio, questa serie adesso in Giappone è parecchio avanti, penso al 20° volume. Forse no, però comunque è molto avanti, ma in ogni caso così ho trovato il secondo volume inaspettatamente piacevole, quindi appunto non so se droppare o no la serie, forse darò un'occhiata al terzo volume e poi si vedrà. Ho acquistato anche per la Star Comics Pandora Hearts, volume 6, serie che sicuramente non mi dispiace. Una serie fondata sicuramente sui misteri e cose di questo genere. Più che altro, come sappiamo, ci sono ancora tante cose che devono essere spiegate, almeno per il momento. Io però mi chiedo quando è che verranno spiegate queste cose, perché comunque non vorrei che il manga continuasse ad andare avanti per tanto e tanto tempo senza non dirci niente. In ogni caso, a parte questo, nel volume vediamo che tornano in scena i Baskerville e ci sono nuove peripezie per il protagonista e ovviamente altri avvenimenti abbastanza
scioccanti o comunque ci sono sicuramente dei colpi di scena, però io spero veramente che prima o poi venga tutto spiegato come si deve, perché per il momento è una serie che sembra andare un po' per conto suo e vabbè, insomma, speriamo che appunto venga tutto spiegato. Ho acquistato poi tutto Hitman Reborn volume 6, come abbiamo visto finora in questa serie. Di solito all'inizio del volume compare sempre un nuovo personaggio che avrà chiaramente un ruolo importante nel resto della serie. Anche in questo volume compare un personaggio che dovrebbe essere un mafioso, mi sembra, o una cosa così, che però è una mafia che si contrappone a quella di Reborn, quindi. Vabbè, fatto sta che compare questo nuovo personaggio, e poi nel resto del volume vedremo che Tsuna e tutti i suoi amici, insomma, andranno in un posto chiamato Mafia Land o una cosa del genere, per poi, insomma, godersi una vacanza non proprio tranquilla. Chiaramente il volume mi è piaciuto e non vedo l'ora che questo manga diventi un po' più, insomma, serio, non nel senso che perda tutto il lato ironico, ma vorrei che comunque vorrei vedere qualcosa di più, ecco. Per la J-pop l'unico acquisto è Arago, anche in questo caso il sesto volume. Che dire? Mi è piaciuto un po' il fatto che abbiano voluto introdurre nella storia la canzoncina, quella famosa inglese di My Fair Lady. Proprio il manga ci dà praticamente il testo completo. Ho trovato una cosa abbastanza curiosa, ecco, di questo volume. Poi, ovviamente, come per tutti gli altri, anche qua abbiamo numerose scene d'azione e tanto altro. Una serie abbastanza convincente, secondo me, questa. Vedremo poi come proseguirà e come finirà. Passiamo alla Planet. Ho acquistato Fullmetal Alchemist volume 26, di cui non voglio dire proprio nulla perché è il penultimo numero e qualsiasi cosa potrebbe essere uno spoiler troppo grande, quindi proprio non mi voglio soffermare. Quindi andiamo avanti. Ho acquistato Bakuman volume 3. In questo volume il protagonista decide di diventare l'assistente di quello che è il suo rivale per migliorare chiaramente. E praticamente si creano un po' delle situazioni più o meno interessanti, e devo dire che comunque questa serie per i primi tre volumi mi è piaciuta. Soprattutto sono contento che non sia così pesante come mi aspettavo. Cioè, o sono questi volumi che sono particolarmente leggeri, o la serie in generale non è poi così pesante, perché comunque, insomma, l'ho trovata abbastanza scorrevole per il momento. Spero che non peggiori. Ho acquistato anche Naruto volume 50. In questo volume c'è un combattimento abbastanza lunghetto tra Killer Bee e Kisame. Inoltre c'è anche un dialogo semi importante tra Sakura e Naruto, e devo dire che questo volume mi è piaciuto non tantissimo, più che altro perché ancora una volta Naruto fa poco o niente, si vede praticamente più Sasuke o altri personaggi, quindi secondo me bisognerebbe cambiare qua la scritta, mettere Sasuke e i suoi amici o qualcosa di simile, perché sono comunque numeri che mi piacciono, però vorrei vedere che il protagonista sia il protagonista e che faccia qualcosa lui piuttosto che tutti gli altri, ecco. Andiamo avanti. Ho acquistato Bleach volume 34, volume in cui ci sono combattimenti a manetta e tornano in scena
altri personaggi che avevamo abbandonato da molto tempo. Questo volume non mi ha chiaramente preso e non mi ha coinvolto granché, ma devo dire che ho trovato abbastanza interessante l'ultimo potere, diciamo, che si vede alla fine del volume, quel potere che praticamente fa rallentare, diciamo, la visione del personaggio di 100 anni o una cosa simile. Quindi mi è piaciuta abbastanza questa cosa, però chiaramente per il resto questo manga continua a piacermi molto poco. Infine, sempre per la Planet, ho acquistato L'Uomo Tigre volume 4. Il protagonista in questo volume si allena per sviluppare una tecnica particolarmente potente e devastante, e poi chiaramente dovrà metterla in pratica in un combattimento. Quindi la serie dell'Uomo Tigre continua a piacermi, e spero che sia così per tutto il resto del manga. Con questo ho concluso, vi rimando al prossimo video e alla aloha!